tremore, cioè non abbiamo nessuna necessità di contrapporci a qualcuno. Anche perché purtroppo, volenti o nolenti, noi abbiamo contribuito a fare leggere a livello regionale, vista l'esposizione mediatica che si sono dati contro le pratiche di accoglienza, delle persone assolutamente mediocri, che mai avrebbero potuto arrivare in regione a essere addirittura assessori se non avessero cavalcato questo che è la più grande balla dell'ultimo periodo. Cioè, guardatevi anche i numeri, perché i numeri hanno senso, quest'anno stanno arrivando meno migranti dell'anno scorso e non è una emergenza, perché 60.000 persone che sono rimaste qua nei nostri territori a domandare asilo politico non è una Una emergenza. ogni 1.000 persone, È cioè, ridicolo ridicolo. pensare che questa sia un'emergenza, Posso mentre la dire. vera emergenza sarà, come diceva anche Marzio prima, quella che ci troveremo da adesso in poi se nessuno ci pensa. Cioè, se pensiamo che è stato indetto un concorso per 10.000 posti SPRAR, che sono le vere strutture che dovrebbero fare il primo passaggio di accoglienza contro 30 o 40 mila sicuri richiedenti asilo che ottengono l'asilo politico, per non parlare degli altri, vuol dire che abbiamo la certezza di avere persone a cui nessuno sta pensando e che non hanno nessuna prospettiva né di alloggio, né di lavoro, né di integrazione, ma conclamata a livello centrale, 10.000 posti e 30.000 per strada. Cioè, questo per noi riteniamo il vero problema. Quindi le amministrazioni facciano quello che vogliono, i loro proclami, che dopo ci portano al degrado, noi cerchiamo di portare avanti un corso di crescita vera e di maturazione di questi.